Grazie intanto di essere intervenuti, di aver atteso il mio intervento fino alla fine. Io sono Salvatore Barsaglona, direttore commerciale di Tecnova Group. Siamo un'azienda molto giovane che si occupa della commercializzazione e distribuzione di prodotti ad alta tecnologia per l'edilizia. Oggi parleremo di una tecnologia molto innovativa, una tecnologia che in realtà esiste da molti anni, e in particolare parleremo appunto di come migliorare l'isolamento dell'involucro edilizio senza aumentare gli spessori. Questa è la prima domanda che ci fanno quando ci conoscono, cioè è possibile isolare un edificio senza aumentare gli spessori? In realtà la domanda ci viene posta specialmente dai tecnici perché chiaramente hanno esigenze di calcolo, vogliono capire come può funzionare un prodotto come quello che andremo a vedere che non ha assolutamente spessore? Io vi rispondo che sì, è possibile isolare senza aumentare gli spessori. Questo che vediamo è un rivestimento classico, un EPS 12 cm, quindi il mio cappotto col mattone, quindi una cosa che si è sempre vista. Questa invece è la tecnologia di cui parleremo oggi, ossia di una membrana di soli 0,3 mm, quindi una pellicola che riesce a migliorare moltissimo l'isolamento delle nostre facciate. Attenzione, non è un'alternativa al cappotto, cioè questi due sistemi non sono assolutamente comparabili. Parliamo di cose assolutamente diverse, è come parlare dell'auto e dell'aereo. Riesco a muovermi, a viaggiare in auto, in aereo, ma con tecnologie diverse. In realtà quello che a noi interessa in soldoni è quello di arrivare a un risparmio di energia. Quindi, che sia il cappotto o sia un rivestimento termoceramico, il nostro scopo è capire come e di quanto possiamo migliorare l'isolamento del nostro edificio. Noi oggi possiamo tranquillamente affermare che è possibile migliorare l'isolamento delle facciate, delle superfici verticali opache, anche di un 30-40%, calcolando anche il risultato. In particolare, se parliamo di questo prodotto che si chiama ThermoShield, di cui si dovrebbe parlare un paio d'ore perché si dovrebbe parlare del sistema di calcolo e di quant'altro, ma purtroppo ho 15 minuti, quindi cercherò di darvi il maggior numero di informazioni nel minor tempo possibile. Parliamo di tre tecnologie, perché in realtà, oltre a darvi questa finitura di risparmio energetico, vi permette di proteggere le vostre facciate dalla formazione di microcavillature, che come vedremo sono, cioè questa capacità è anche essenziale nel mantenere il muro asciutto, e anche una finitura di altissima qualità. Quindi noi otteniamo tre risultati con un unico prodotto. Il nome commerciale è ThermoShield, scudo termico, tradotto dall'inglese, in realtà viene da molto lontano, viene dalla ricerca NASA per l'isolamento delle Space Shuttle. Questa ricerca venne fatta negli anni 70. Il cuore di questa tecnologia, poi vi faccio vedere anche un piccolo filmato, sono le microsfere ceramiche, e da queste microsfere poi, tolto il segreto militare, sono stati sviluppati vari prodotti, tra cui anche questo che vediamo oggi. Se parliamo di sistemi per isolamento termico, ne esistono tantissimi, ci sono vari tipi di isolamento, ma tutti, se li andiamo ad analizzare, dai mattoni al cappotto all'interrogo termico, hanno in comune lo spessore, quello che appunto noi vogliamo evitare. Un'altra domanda che ci fanno spesso, come mai se esiste dal 1984, perché questa è la data di nascita del prodotto che chiaramente non veniva commercializzato in Italia, ma altrove. Com'è non lo conosco? E in realtà se andiamo ad analizzare la storia di moltissimi prodotti oggi commercializzati, dal forno al microonde al frigorifero, ci accorgiamo che comunque qualunque invenzione, qualunque cosa innovativa, fatica ad affermarsi negli anni. Cioè, il frigorifero è stato inventato nel 1851, ma per motivi anche di mercato e comunque di barriere culturali in qualche maniera, così come il forno al microonde, ha tardato molto ad affermarsi. In realtà c'è una grande diffidenza anche da parte delle aziende a cambiare il loro sistema di lavoro, perché chi ha lavorato 30 anni con sistemi tradizionali ha paura a fare un salto in avanti che non sa magari dove lo porta. Quindi partiamo dal 1984, appunto la nascita di questo nuovo sistema. Pian piano il prodotto si è diciamo, arrivato in moltissimi paesi europei del mondo, viene prodotto in Germania, è un prodotto tedesco, con moltissime certificazioni tedesche, chiaramente è stato migliorato, sono stati fatti tanti studi. L'anno prossimo uscirà una pubblicazione del Fraunhofer Institute molto importante, una ricerca iniziata nel 2009 e conclusa quest'anno praticamente. Definirlo è difficile, in realtà l'aspetto è quello di una pittura, ma come vedremo le sue funzioni sono molteplici. Adesso avvio questo filmato sperando che l'audio sia
fattibile da tutti. Per anni i non addetti ai lavori si sono domandati quale realtà fisica avesse permesso di realizzare complessivamente 135 missioni dello Space Shuttle nello spazio. Uno sforzo di pochi centimetri proteggeva il delicato rivestimento della navicella spaziale da incredibili differenze di temperatura. Dalle parecchie centinaia di gradi sotto zero alle temperature che venivano a crearsi al ritorno nell'atmosfera. Da una parte 2000 gradi centigradi circa, dall'altra delicate apparecchiature tecniche quasi a contatto con un fuoco infernale. Com'è riuscita questa meraviglia alla NASA? Il segreto sta nelle microsfere di ceramica vacuizzata create a questo scopo, esattamente la stessa tecnologia sulla quale sono basati anche i nostri prodotti. Combinando questi corpi di ceramica con dei leganti appositamente creati per lo scopo ed estremamente adesivi e con degli attivatori, si ottiene una piastrella di ceramica liquida, in senso figurato, dalle proprietà affascinanti, i cosiddetti effetti endotermici. Il potenziale di queste microsfere è notevole e nessuno in Europa ha più esperienza della SICC Coatings nel campo della produzione industriale e della distribuzione di sistemi di rivestimento termoceramici, nonché nella ricerca e nello sviluppo di queste tecnologie. Le membrane termoceramiche con effetti endotermici sono dei veri toccasana nella risoluzione di problemi in diversi campi d'applicazione, sia in regioni fresche che in regioni calde. Facciamo un esempio. Può un rivestimento di 0,3 mm applicato sulla parte esterna di una parete aiutare a risparmiare energia? La risposta è chiaramente sì. I prodotti della SICC Coatings si basano sul principio della membrana termoceramica e permettono di ottenere facilmente e a basso costo un efficace risparmio energetico sia all'interno sia all'esterno di un edificio. Ricerche condotte in tutta Europa dimostrano chiaramente che grazie ai rivestimenti SICC è possibile risparmiare energia in percentuali variabili in base all'edificio. L'effetto di risparmio energetico e di climatizzazione dell'ambiente sono basati su una moltitudine di effetti fisici. I corpi cavi di ceramica aumentano la superficie. In 1 m² di membrana dello spessore di 0,3 mm è contenuta una superficie di 150 metri quadrati di microsfere. Grazie a ciò aumenta la capacità dell'edificio di trasportare l'umidità all'esterno. Quando piove o quando l'umidità dell'aria è elevata, la membrana può rigonfiarsi fino a un quarto delle normali dimensioni ed evitare infiltrazioni nel sottostrato. Sugli esterni ciò significa una migliore capacità di isolamento. Le pareti asciutte isolano meglio di quelle umide. La membrana termoceramica impedisce infatti all'umidità di penetrare nel muro che si trova al di sotto di essa. D'altro canto, la struttura capillare permanente fa in modo che l'umidità venga estratta dalla parete. Questa proprietà rende i nostri prodotti molto interessanti in lavori di restauro di vecchi edifici. In più, permette di regolare e distribuire uniformemente sulla facciata gli sbalzi di temperatura. Ciò impedisce la formazione di crepe e la penetrazione dell'umidità. Niente crepe, niente muffe, alghe o muschio. I prodotti della SICC Coatings creati per gli spazi interni, sia durante che dopo la lavorazione, non provocano la fuoriuscita di sostanze chimiche note, nocive alla salute o che possono provocare allergie. La membrana distribuisce l'energia assorbita in modo veloce ed uniforme su tutta la superficie e la diffonde sotto forma di calore radiante. Così si evitano le differenze di temperatura. La distribuzione del calore nelle stanze è più uniforme e questo permette di ridurre l'utilizzo del riscaldamento. Un beneficio collaterale. Grazie alla proprietà di regolazione della temperatura, si creano molte meno correnti convettive e la formazione di muffe diminuisce. La membrana termoceramica regola l'umidità dell'aria in modo che si mantenga sul livello ottimale per gli uomini, ossia intorno al 55%. La condensazione causata dalla maggiore umidità dell'aria nei mesi estivi attiva la membrana e provoca un'evaporazione che raffredda il muro, fungendo da impianto di climatizzazione gratuito in caso di temperature subtropicali. Questi effetti
sono documentati su scala europea, in più di 40 rapporti ed analisi di istituti tedeschi ed europei, ad esempio il Fraunhofer Institute e molte altre strutture scientifiche. Quindi vado avanti velocemente, quindi come avete visto è una pittura, cioè si applica come una pittura, ma è molto più di una pittura. Le confezioni sono quelle di una pittura tradizionale, oltre 4.000 colori disponibili, quindi possiamo colorare con qualunque tinta RAL o NCS. Questa è l'origine, abbiamo visto le piastrelle dello Space Shuttle che all'interno hanno queste microsfere, quindi l'origine. E per quanto riguarda, sempre abbandoniamo adesso il discorso pittura, abbiamo tutte le certificazioni che riguardano le pitture, quindi come copertura o contenuto di gocco o altro. Anzi, addirittura abbiamo un contenuto molto basso, siamo ecocompatibili, abbiamo veramente delle caratteristiche molto interessanti, eliminiamo i moti convettivi, quindi è un prodotto sugli interni ideale per soggetti allergici o asmatici. Però abbiamo qualcosa che va al di là della semplice pittura. Quindi questa membrana si comporta un po' come la nostra pelle, reagisce con le temperature esterne, quindi se ad esempio fuori c'è pioggia, freddo, i pori della membrana si restringono. Adesso vi farò vedere anche una foto della membrana al microscopio, quindi diventa idropellente. Quando aumenta la temperatura, i pori della membrana si allargano, e questo non solo fa evaporare l'umidità in superficie, quindi il muro è sempre asciutto, ma trasporta l'umidità dentro il muro verso l'esterno, ottenendo due effetti: muro sempre asciutto e quindi chiaramente un chiaro risparmio energetico, ma anche un'evaporazione del supporto che in estate mi raffredda il supporto, quindi il muro. In più riflette raggi UV, aumenta la superficie perché abbiamo veramente una 150 metri quadri di microsfere per metro quadro, le microsfere si toccano in piccolissimi punti e quindi il calore viene distribuito, l'energia viene distribuita in maniera uniforme su tutta la superficie. Tutti questi comportamenti, tutte queste caratteristiche sono state studiate per anni, c'è stata una ricerca molto interessante condotta da varie università e anche dal Fraunhofer, per cui si è arrivata a sviluppare un sistema di calcolo molto innovativo. Questa è la membrana vista in sezione. Le microsfere chiaramente non bastano, non sono il vero e proprio segreto del prodotto, ma è la lavorazione. Siamo in Piemonte, è come se dicessi che voglio fare la Nutella utilizzando cacao, nocciole e latte. Sì, magari faccio la cioccolata, però quello che conta è la lavorazione. Se io mettessi delle sfere ceramiche all'interno di una pittura, otterrei una distribuzione non uniforme, quindi tutti quei fenomeni di cui abbiamo parlato prima, che sono stati tra l'altro brevettati, non potrebbero avvenire. Quindi io non avrei un prodotto performante, avrei qualcosa che appunto non funziona bene. Mentre invece la nostra membrana ha questo tipo di disposizione, quindi molto uniforme, con dei piccolissimi spazi, una permeabilità variabile. Su queste, la ricetta è segreta chiaramente, ma sono state brevettate le caratteristiche più importanti della membrana. E quindi queste funzioni vi posso assicurare che sono reali e funzionano molto bene. Questi sono alcuni brevetti, ma vado avanti velocemente, vediamo un riassunto di quello che abbiamo detto. E cioè, quindi assoluta impermeabilità all'acqua e evaporazione del supporto. In più la membrana è stata studiata sotto ogni singolo aspetto ed è emerso che appunto le funzioni più importanti sono proprio quelle dello scattering e dell'evaporazione dell'umidità, del trasporto dell'umidità. Quelle sono le due caratteristiche principali. Quindi non è un semplice riflettente, perché molti mi dicono, ma sì, riflette da giù lì, lo metto sul tetto. In realtà abbiamo il prodotto per interni, per esterni, per tetti, però non è un semplice riflettente, ma è molto più di un riflettente. Io ho una barretta in mano, poi magari vi invito ad andare al nostro banchetto, vediamo dei cataloghi. L'elasticità del prodotto, questa è una barretta metallica che è stata messa nel prodotto, è incredibile, è anche un elastomerico. In più potete fare delle prove empiriche, mettete il metallo sul fuoco e vedrete che il calore non passa, non vi scottate. Perché? Perché in pratica le microsfere impediscono al calore di passare. Questo vi fa vedere proprio il funzionamento. Qui ad esempio abbiamo due blocchi di calcestruzzo, uno trattato e uno no, vengono riscaldati e qui si vede la capacità del materiale di immagazzinare più calore. Quindi se io lo poso all'interno della mia abitazione, riscalderò molto più velocemente e con molta più facilità l'edificio. Poi questi due blocchi vengono portati all'esterno a meno 15, si vede come dopo mezz'ora il blocco non rivestito abbia perso quasi del tutto il calore, mentre invece quello rivestito lo trattenga ancora. Dopo un'ora è ancora evidente che il blocco
trattiene del calore, quindi si traduce questo in risparmio energetico. Alla domanda se funziona, vi posso garantire, però veramente poi sul sito troverete ampia documentazione. Ci sono oltre 70 enti, laboratori, università al mondo che hanno studiato alcune delle caratteristiche o che hanno sviluppato il sistema di calcolo. Vi faccio un ultimo accenno, visto che è l'ultimo minuto, sul sistema di calcolo, su come è stato sviluppato. Sostanzialmente si partiva da un presupposto che era quello dell'assenza di spessore, quindi il sistema classico non poteva funzionare. Hanno cominciato a fare una ricerca nel 1994 trattando centinaia di edifici con termoci, misurando prima e dopo i risultati, quindi i consumi in gas, in kilowatt, in litri di gasolio, prima e dopo l'applicazione. Questa prima fase ha richiesto qualche anno e il risultato era che la membrana dava un risparmio energetico che però variava, cioè si vedeva che c'era sempre un risparmio energetico ma oscillava anche dal 14 al 30 in base alla struttura muraria. Successivamente si è passati in laboratorio, si sono ricreati centinaia di pacchetti murari diversi. Su questi, chiaramente pacchetti murari gemelli, veniva applicato il termoci su uno e sull'altro no, venivano fatte delle prove con termofussimetri. E quindi cosa hanno fatto? Hanno creato il cosiddetto FTS. Vado avanti veloce, arriviamo. Ecco, questa è la formula che il professor Sonne dell'Università di Berlino ha creato, e quelle giù sono delle tabelle, quindi hanno creato una letteratura con veramente migliaia di materiali con l'FTS corrispondente, cioè il fattore Thermoshield, il miglioramento che la membrana riesce a dare a ciascuno strato della vostra stratigrafia. Quindi voi ci fornite una stratigrafia e noi possiamo farvi il calcolo. In realtà il sistema di calcolo è disponibile anche sul sito, ve lo forniamo noi, vi diamo anche gli strumenti per utilizzarlo. È un sistema di calcolo totalmente diverso, però vi posso garantire che è molto efficace. Queste sono alcune prove fatte da varie università. Si è scoperto che usando, perché è molto prudenziale e parte comunque da una ricerca fatta nella pratica, quindi non in laboratorio dove abbiamo il 20%, 20 gradi di temperatura e 55% di umidità, ma in abitazioni dove c'è umidità di risalita, pioggia, vento, quindi delle situazioni molto dinamiche. Si è scoperto che il calcolo fatto prima in realtà era prudenziale, cioè il risultato finale è stato migliore rispetto a quanto era stato calcolato. Quindi si è partiti dalla pratica per arrivare alla teoria e alla formula. Sul nostro sito, e chiaramente su vostra richiesta, vi possiamo fornire tutto il materiale. Ho terminato il tempo a mia disposizione, quindi purtroppo ci sarebbero ore da dedicare a questo argomento. Quindi vi ringrazio per l'ascolto, vi aspetto magari al nostro banco per darvi del materiale tecnico cartaceo. Grazie a tutti. Grazie ai relatori, grazie anche a voi che insomma, avete vissuto una giornata intensa. So tutti hanno concluso dicendo vorrei parlare per ore e spero che ci siano altre occasioni ore e ore di momenti di approfondimento come questi. Arrivederci a tutti e grazie.